Vai ragazzi, partiamo subito col gameplay numero 3 di The Crew, in compagnia sempre qui del vostro Diablodex. Vediamo un po' di fare qualcosa. Dai, andiamo a fare qui la missione principale di gioco. Impostiamo destinazione, ragazzi. Io vi ricordo che se senti che questo è un gioco che è anche per fare l'offline, in pratica la storia single player, bisogna essere collegati per forza internet. E quindi, se sentirete il mio amico pazzo Nightmare, vi divertite tanto. È un grande, allora è a posto. Allora, sì, ma la strada ora, che strada devo fare qui? Spero che qui la strada per andare in missione. Speriamo, aspettate ragazzi, gli do una controllata perché sì, è qui, non vorrei sbagliare un'altra volta e quindi perfetto, vai, accelera, brado, ecco, riparto in grande stile. Premi sull'acceleratore, vado, vado. Ecco, la devo svoltare a sinistra però, ragazzi. Ah, però era un po' più avanti, vabbè. Ma dove cazzo è? Qui? Ok. In via pezzi, ok. Vai, vai, vai. Ehi, gestisco Continua. diverse Posso gare giù in andare? centro. Il fatto è che la gente sta vincendo troppo, capisci cosa intendo? Il banco deve vincere sempre. Allora faccio al caso tuo. Vai così, vai. Ma è qui la strada? È qui la strada, non riesco ancora. Vabbè, io seguo qui la scia blu e vediamo, eh. Sembrerebbe di sì. Quindi, olà, olà. Oh, siamo arrivati, siamo arrivati. Sì, manca poco, dai, dai, dai. Eccoci, perfetto, perfetto. La faccio in singolo, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, difficoltà normale, quindi. Però dovrei preparare un pochettino la macchina, dovrei preparare. Vabbè. Vedo se riesco a batterla così anche, perché non so ancora cosa devo fare. Ehi, voglio che prendi fino all'ultimo dollaro quei polli. Aia, qui sono incazzate però le macchine. Ricordati, vinci la gara così Oh, possiamo definire però quei un'altra limiti. macchina per gareggiare. Ottimo. Via. Sì, spostatevi. Fate largo a Brado. È un Fate largo a auto-off-road, ma non Brado. farti ingannare dal nome. Si guida bene ovunque. Sì, lo immaginavo. Rispetto alle auto tuning, vanno meglio sui salti, quindi Devono occhi far aperti largo a dove sfoggia Brado lui. qui, eh. Grande, vabbè. Maspo. E là. Come ti permetti a passare avanti a Brado? Forza! Eh? Beh, hai intenzione di farti battere da Come quello? cazzo ti permetti? Resta davanti. Ragazzi, che stile, che stile. Vai, resto davanti, resto davanti. Dai, che mancano tre checkpoint. Due. Ne mancano due. Ne mancano due, su.
No. Ora sì che ragioniamo. A manetta. Grande. Sì, dai, ho vinto, dai. Yeah. Ci ho dato dentro, ragazzi, eh. Non è possibile quello. Oh, che cazzo. Dai, su, su, su. Vai, montiamo subito il pezzo. Sono al livello 3,5, ragazzi, vabbè. Piano piano si sale, piano piano. Tempo al tempo, diciamo. Ma guarda, va questa? Va. Ti stai facendo un nome nell'ambiente e rendi famoso anche me. Ora torna in auto, hai del lavoro da fare. Sì, che lavoro, dimmi, dimmi. Ok, vai, bradone. Passo, passo tutto, ok. Allora, un attimo. C'è un idiota con un mezzo pesante che ha alzato la cresta. Rimettilo in carreggiata. Le coordinate sono sulla mappa. Ok, ragazzi, però io direi che prima di andare in missione o fare qualunque altra cosa, vorrei potenziare un pochettino la macchina, se posso mettere, non so, qualche altro pezzo di tuning. Vediamo, dai, andiamo subito a vedere se posso potenziarla un altro po', quindi rigiriamo, si va dietro e poi vediamo se c'è qualcosa. Ok, piano piano si arriva, piano piano si arriva. Eccomi. Dov'è qui il garage? Dov'è? Devo fare il tuning. Non è qui? Non è qui? Eccoci qua, trovato. Vediamo un po' se posso mettere qualche pezzo nuovo alla macchina, su. Ve lo faccio in diretta qui il tuning, eh? Devo iniziare a potenziare un po' la macchina, altrimenti qui inizia a essere... Eh sì. Perfetto, vai, allora, elabora auto e poi qui, vabbè, la collezione che per il momento non ci interessa, però... Livello auto 17, beh, non è poco, neanche molto, ma neanche poco, dai. Allora... Ho pochi soldi però, ragazzi, ho pochi soldi, quindi... cosa mettiamo? Vediamo, vabbè, vediamo quello che ho sbloccato. Vediamo cosa ho sbloccato. Ok, qui non c'è nulla. Ma forse i pezzi che ci sono qui li ho già installati alla macchina, perché... Eh sì, ragazzi, non c'è nulla. Vabbè. Andiamo sull'aspetto della macchina. Il colore lo lasciamo nero. Adesivi, mettiamo qualche adesivo. Vediamo qualche adesivo. No, vabbè, che cos'è questa? Vabbè, qui sono ancora chiusi. Ok, le bandiere, queste robe qui ancora posso inserirle per rendere la macchina un po' più carina, diciamo, no? A me gli adesivi piacciono, però questi adesivi qua non mi piacciono granché, sinceramente. Vabbè, dai, mettiamo questo, dai. Che? Quanto costa? Ma che siamo pazzi? No, vabbè, ragazzi, facciamo che per il momento anche gli adesivi stanno bene dove stanno, Qui c'è l'interno anche della macchina, no? Che si può cambiare.
Lo facciamo così? Ma quanto mi costa questa cosa qui? Vabbè, questo si può fare, ragazzi. Questo si può fare. Poi c'è... Oh oh, oh oh. Ci divertiamo adesso, se mi bastano i soldi, parli sì. Sono belle incazzate qui le elaborazioni, no? Perfetto. E ce ne sono qui di roba da mettere. Dai, mettiamo un alettone e poi... E poi basta, vai, ci fermiamo qui perché non ho soldi, non ho tanti soldi. Ecco qua, vai. Perfetto, vai ragazzi, qualcosa ho messo e possiamo ritornare in gara. E ci andiamo a divertire adesso, vai. Sperando che vi piaccia questa serie, perché alcuni di voi mi stanno chiedendo, Diablo, continuala, e quindi... Per me va benissimo, non è un problema. Vai così. Vai. Allora. Vediamo, impostiamo la mappa. Qui vediamo cosa si può fare. Questo cos'è? La concessionario. Qui. Perfetto. Però andiamo a vedere un attimo qui, ragazzi, perché ci sono anche delle abilità che ho sbloccato, se non sbaglio. Andiamo a vedere un pochettino. Vediamo un po' come funziona anche la questione delle abilità, se me le fa... Se non sbaglio, quindi... Tanto la destinazione è vicina, anche perché così vedrete anche meglio il gioco, quello che si può fare e tutto il resto. Faccio vedere un po' di tutto, diciamo. Eccomi. Vai, così vai. No, no. Vabbè, andiamo di qua, va. Mettiamoci sulla direzione giusta e non... Non contromano, ecco. Via. No. Ma no, mi hanno arrestato, ma che è? E paghiamo, dai, paghiamo, ciao. Ho pagato, ragazzi, Ecco, avvia, vediamo un po' qui dentro cosa c'è. Vediamo qui dentro il quartier generale cosa c'è di buono. Officina. Qui all'officina segna un punto esclamativo, quindi... Infatti c'è qualcosa. Ecco qua, se non sbaglio, i pneumatici. Sì. Di livello 2 mettiamo questi? No, non conviene, ragazzi, perché non mi conviene, perché la macchina riscende di livello, quindi no, quindi mi sa che siamo venuti qui per... Senza motivo. Vabbè. Officina, qui cosa c'è? Collezione non mi interessa. Ecco, vediamo un po' le abilità, se ho sbloccato qualcosa. Punti, vabbè, rimasti. Qui cos'è allora? Vuoi aggiungere un punto a questa abilità? Vai. E aggiungiamone anche un altro, perché ne avevo due, ragazzi, e sta a posto così. Ok, quindi da qui possiamo uscire, perché i punti abilità vanno acquistati e credo che servono anche, se ci sono, quindi. Auto segreta? Dov'è? Ah, pezzi trovati, nessuno. Ok, possiamo uscire, andiamo a fare un'altra gara, su. Ecco, così avete visto un po' il gioco bene. Perfetto. Ok, allora facciamo un'altra gara della storia principale, oppure adesso vediamo, dai. Ok.
è un po', non è tanto, un po' incasinato come gioco, però si capisce alla fine, non è che... Allora, queste qui, ragazzi, queste prove qui con le corone vuol dire che l'ho fatto, l'ho fatte, no? Ho preso argento, poi, vabbè, quello che è. Ora questo cos'è, ragazzi? Prova slalom. Non ho voglia di fare lo slalom, quindi andiamo qui, va. Ecco, destinazione impostata e facciamo questa gara, poi vediamo se interrompere il gameplay oppure no. Intanto ci divertiamo. Vai, vai. Ecco, vado sempre contro mano. Vabbè, ma io vado controcorrente, ragazzi, lo sapete. Eccomi, vai. Snossa brado, su, su, su. Snosso alla grande, alla grande. E là, spostatevi. Qua c'è brado. Segnalano un veicolo pericoloso nella zona. Arrivo, vinco, poi me ne vado e sta a posto. Sì, sì, sì. Perfect, perfect. Grande. Faccio un... sono pazzo oggi, Ma cos'è? Cos'è? Non voglio quella prova lì, io devo andare sulla missione principale. Ma che faccio in versione? Scordatelo, scordatelo. No, era di là, era di là. Mi sono imbrogliato con la scia arancione gialla. Continua, continua, non mi interessa di farlo per adesso, vai. Arrivo, arrivo. Yeah. Ecco, vai ragazzi, siamo arrivati quasi, siamo quasi arrivati, eccoci. Ehi, ho un lavoro per te. Vai, c'è un idiota con un mezzo via. Pesante che ha alzato la cresta. Rimettilo in carreggiata, le coordinate sono sulla mappa. Vabbè, questo ho già detto prima, ma adesso io faccio questa missione e basta. Ti ho lasciato un mezzo da raid per il lavoro. Monta. L'hai già avvistato? Sì, lo vedo. Bene, fallo a pezzi. Ok, cosa bisogna fare? Qui devo distruggerlo. Eliminalo alla svelta. Elimina il mezzo. Ok, vai, vai. Meglio non farsi trovare dopo un lavoro del genere, capito? Ok, se ci riesco volentieri, non fartelo scappare. Sta correndo a 2000 all'ora. È fatta, stagli addosso. Non restare indietro. Avvicinati. Come primo no? Mezzo da raid. Per così dire. Non aver paura di maltrattarlo. Fregatene dei dossi e del resto resisterà. Ora sistema quell'idiota. Ok ragazzi, qua si inizia a fare bordello, Si inizia veramente a fare bordello qui ora. Se riesco a beccarlo, non so, corre troppo, corre troppo. Ciccio, rallenti, grazie. niente, niente, corre ragazzi. Corre. Sono rimasti anche 2 minuti, ma dai. Ma come si fa? Ma come si fa? Aia cazzo, anche l'aereo. Cioè non riesco a beccarlo questo. Ma che è? Ci si può credere, eh? Ci si può credere. Ecco, 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 dai, dai. Forse ci siamo avvicinati un po'. Vabbè, sì. Buonasera. Dai.
E ragazzi, qua la giocabilità è buona, però mette un po' di difficoltà, cioè questa gara qui mi sta mettendo, non riesco a beccarlo, ragazzi, non riesco. Te la prendi comoda. Un altro colpo ed è storia. Ok. È un altro colpo di storia, beccarlo ora. Dai. Dovrei beccarlo facile adesso, ragazzi, perché è quasi distrutto. Ora mai più, eliminalo subito. Eliminalo? Non è facile, zio. Questo qua scappa. Fagli vedere chi sei. Dai. Sì, fagli vedere chi sei. Vai. Ci è voluto un po' di tempo, però. Non è stato facile, ragazzi, non è stato facile. Medaglia di bronzo. Vai, Brado, che sale al livello 4. È poco, ma meglio di niente, vai. Ok, e sblocco, vai, monta il pezzo, sì. Continua, ok. E vabbè, ragazzi, qui per prendere tutte medaglie d'oro non è che sarà facile. Tutto ok? Sì, direi che ha recepito il messaggio. Bene, ciao. Mi piace, ragazzi, la storia di questo gioco, è veramente fatta. Ehi, Alex, ben fatta, novità. Ben Troy fatta. Deve avermi scambiato per un tuttofare. Bene, più cose fai per lui, più si fiderà e più sarai vicino al tatuaggio 510. Continua così. Perfetto, ragazzi, vai, si riva in mappa per vedere di fare un'altra gara, qualcosa. Vai, questo qua cos'è? Prova slalom, no, vabbè, dai. Prova bottino 3. Prova salto 2. Vediamo un po' cosa possiamo fare prima di chiudere questo gameplay. Vai, facciamo prova precisione, ragazzi. Vediamo se riesco a... Non so in cosa consiste, ma vabbè. Proviamo a farla e poi anche questo gameplay purtroppo sarà concluso. Non so neanche a quanti minuti siamo, vabbè. Comunque il gioco è molto divertente, come state vedendo, insomma. Vai così, vai, spostati, spostatevi tutti, e qui c'è Brado. Vai, no. Ecco, sono andato in acqua, perfetto. Però sono stato rimesso subito in pista, questa è un po' una stronzata, ma vabbè. Dai. Vai, snosso, diablo snossa qui, ragazzi, alla grande, sì. Ok, ah ok, partita già la prova, ragazzi, cioè... Cercherò di non saltarne neanche una, però... No, ho saltato già. Ma dai. Quante porte sono. Ecco, saltata, ma vai a fare in culo. Riprova, vai, ragazzi, riproviamo. Vai, si parte, riproviamo l'ultima volta. Non dico di prendere medaglia d'oro, ma almeno argento, su.
Eccomi. E poi ne ho saltata una, ragazzi, se non sbaglio, perché ha segnato rosso lì. Ok, il bronzo pare che è mio. Vabbè, almeno bronzo, ragazzi, abbiamo fatto, Poi man mano che la macchina si potenzia, che andrà molto meglio, andrà molto meglio. Vai, vai. Ehi, vieni a prendermi, okay. Ci sono sbirri ovunque. Vediamo un po' quant'è la distanza di questa. Vabbè dai, ragazzi, facciamo questa e chiudiamo il gameplay, vai. Eccoci qua, vi faccio divertire un altro po' e poi non dite che Brado non vi fa divertire. Eccomi. Eccomi qua, yeah. Cercate un guidatore. Devo andarlo a prendere, vediamo un po'. Sì. D'accordo. Ah, sono anche pericoloso adesso, non lo sapevo. Non lo sapevo. Ecco Brado qui, ragazzi, che accelera senza problemi. Vai. Poi il nostro dura troppo poco. Dura poco. Chissà se si potrà potenziare per farlo durare di più. E anche a livello di potenza dare una spinta più forte. Vabbè. Ce la farò? Ce la farò? Eccomi. È qui? Non so se qui, ragazzi, però gustatevi questa missione e poi il gameplay finisce. Ah, ok, dovrebbe andare. Livello autoconsigliato 18, io sono un po' oltre, quindi... Parti, vai, vai, vai! Vai, cazzo, via, via, scappa! Fuggi dagli sbirri, ok. Vado? Vado, ragazzi? Hanno diramato un'allerta ricercati. Sai come gestire la cosa, vero? Vado a tavoletta e non mi faccio beccare? Più o meno. Stai sì, sì, ora ci divertiamo, dai, ora ci divertiamo. Non credono più cala il livello d'allerta. Ma se ti scontri con le altre auto o con gli oggetti davanti ai loro occhi... ti faranno pentire di essere nato. Hai capito? Capito, capito. Ragazzi, ci so fare a scappare dagli sbirri o no? vabbè, però che cazzo. Ti vado addosso. Che hai combinato? E così hai stabilito ecco, che si saranno ammazzati anche loro, colpevole fino a prova contraria, giusto? No, no, non volevo insinuare nulla. Rilassati, ti prendevo solo in giro. Sono colpevole, però non so per cosa mi cercano questa volta. Ce la farò a scappare? Ce la farò? Centrale, quel tizio è svanito. Ricevuto. L'indiziato è sfuggito alla Yeah. A tutte le unità, rientrare. Vabbè, anche medaglia d'argento, ragazzi. Bene, bene, bene. Vai, 25 e 3 vado a 28. E vai. Perfetto, vai, continua e sta a posto così. È a posto così. Ok, bel lavoro. Sono in debito.
Perfetto, ho portato la macchina a livello 28. Ho salvato Troy dalla galera. Il solito tran tran. Finirà dentro quando avrai il tatuaggio. Pensa alla missione. Allora, ok ragazzi, vai il gameplay numero 3 di The Crew in compagnia del vostro Diabodex su PlayStation 4 si conclude qui. Ci siamo divertiti, spero che vi siete soprattutto divertiti voi anche in questo gameplay. Ci sentiremo nei prossimi gameplay di The Crew e niente ragazzi, grazie a tutti per il supporto e un saluto come sempre dal vostro Diabodex. Ciao a tutti!